per fare le fotografie, poiché viene disturbata l'azione liturgica. The celebration of the Easter Vigil will begin in a few moments. Let us accompany the Holy Father's entrance in complete silence. Please do not use cameras with flash. Está por comenzar la celebración de la Vigilia Pascual. Preparémonos a recibir al Santo Padre y permanezcamos durante la procesión de entrada en absoluto silencio. Evitemos, por favor, hacer fotografías con flash para no disturbar la acción litúrgica.
Fratelli e sorelle, in questa santissima notte nella quale il Signore nostro Gesù Cristo è passato dalla morte alla vita, la Chiesa invita i suoi figli sparsi nel mondo a raccogliersi per vegliare e pregare. Rivivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e nella partecipazione ai sacramenti. Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con Lui in Dio Padre. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio ci hai comunicato la fiamma viva del tuo fulgore, benedici questo fuoco nuovo e mediante le feste pasquali accendi in noi il desiderio del cielo, perché rinnovati nello Spirito possiamo giungere alla festa dello splendore eterno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Cristo ieri e oggi, principio e fine, Alfa e Omega. A Lui appartengono il tempo, i secoli, a Lui la gloria e il potere per tutti i secoli dei secoli. Amen. Permesso delle tue sante piaghe, gloriosi, ci protegga e ci custodisca Cristo Signore. Amen. La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito. Lumen Christi. Deo gratias.
Lumen Christi. Deo gratias. Lumen Christi. Deo gratias.
Exultet, iam angelica turba celorum. Exultet, divina mysteria. Et protanti regis victoria, tuba in sonet salutaris. Gaudeat et tellus tantis irradiata fulgoribus, et eterni regis splendore illustrata, totius orbis se sensiat, amici se caliginem. Laetetur et mater ecclesia, tanti luminis adornata fulgoribus, et manis populorum vocibus, hec aulare sultet. Qua propter astantes vos, fratres carissimi, ad tam miram huius sancti luminis claritate, unam cumque eso Dei omnipotentis misericordiam invocate. Ut qui me non meis meritis intra levitarum numero dignatus est aggregare luminis sui claritatem infundens, cerei huius laudem implere perficiat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Inio medius sum est. Vere dignum et justum est, invisibilem Deum Patrem omnipotentem, Filiumque eius unigenitum, Dominum nostrum Iesum Christum, toto cordis hac mentis affectu, et vocis ministerio personare, qui pro nobis eterno Patri ad debitum solvit, et veteris piaculi cautionem pio cruore detersit. Hic sunt enim festa Pascalia, in quibus veros ille agnus occiditur, cuius sanguine post est fidelium consecrantur. Hic nox est,
in qua primum patres nostros, filios Israel, et uctos te Egypto, mare rubrum, sico vestigio transire fecisti. Hec igitur nox est, quae peccatorum tenebras, columnae illuminatione purgavit. Hec nox est, quae hodie per universum mundum in Christo credentis, avici saeculi, et caligine peccatorum segregatus, redit gratiae, sociat sanctitati. Hec nox est, in qua destructis vinculis mortis, Christus ab inferis victor ascendit. Nic ille nim nobis nasci profuit, nisi redimi profuisset. Hom mira circa nos, tue pietatis dignatio. O inestimabilis dilectio caritati, ut servum redimeres, filium tradidisti. O celte necessarium ad peccatum, quod Christi morte deletum est. O felix culpa, quae talem ectantum meruit habere redemptorem. O vere beata nox, quae sola meruit scire tempus et oram, in qua Christus ab inferis resurrexit. Ec nox est, de qua scriptum est, et nox sicut dies illuminabitum, et nox illuminatio mea in delicis meis. Huius vigitur sanctificatio nocti, fugat scelera, culpas lavat, et redit innocentiam lapsis, et mestis letitiam. Fugat hodia, concordiam parat, et curvat imperia.
In huius igitur noctis gratia, suscipe sancte pater, laudis huius sacrificium vespertinum, quod tibi in hoc cerei, oblatione solemni, per ministrorum manus Deo peribus apum. Sacrosancta redit ecclesia. Sed iam columne huius preconia novimus, quam in honorem Dei rutilans ignis accendit. Qui licet sit divisus in partes, mutuatit amen luminis, detrimenta non novi. Halitur enim liquantibus ceris, quas in substantiam preciose huius lampadis, apis mater reduxit. O vere beata nos, in qua terrenis celestia, humanis divina junguntur. Oramus ergo te, Domine, ut cereus iste, in honorem tui nominis, consecratus. Ad noctis huius calicinem destruenda, in deficiens perseverent. Et in odorem suavitatis acceptus, supernis luminaribus misceatur. Flamma Seus, Lucifer matutinus inveniat. Ille in quam Lucifer, qui nescit ocasum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus illuxit. Et te cum vivit et regnat in saecula saeculorum. Fratelli e sorelle, dopo il solenne inizio della veglia, ascoltiamo con cuore sereno la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio ha salvato il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha mandato a noi il suo Figlio come Redentore.
Preghiamo perché Dio, nostro Padre, porti a compimento quest'opera di salvezza realizzata nella Pasqua. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit : Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore : Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Verbum Domini. Emit spiritum tuum, Domine, et renova faciem terrae. Emit spiritum tuum, Domine, et renova faciem terrae. Benedic anima mea, Domino, Domine Deus meus, magnificatus es vehementer. Majestatem et decorem induisti. Amictus lumine sicut vestimento. Emit spiritum tuum, Domine. Fundasti terram super stabilitatem suam, non inclinabitur in saeculum saeculi. Abyssus sic ut vestimentum operuit eam, super montes stabam taque. Emit spiritum tuum, Domine, et renova faciem terrae. Qui emittis fontes in torrentes, inter medium monsium per transibunt, super ea volucres celi habitabunt,
De medior amorum dabunt voces. Venite Spiritum tuum Domine, et renova faciem terrae. Preghiamo. O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine e in modo più mirabile ci hai rinnovati e redenti, fa che resistiamo con la forza dello Spirito alle seduzioni del peccato per giungere alla gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Leitura do livro da Gênesis. Naqueles dias, Deus quis pôr à prova Abraão e chamou-o. Abraão, ele respondeu, aqui estou. Deus disse, toma o teu filho único, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde o oferecerás em holocausto, num dos montes que eu te indicar. Quando chegaram ao local designado por Deus, Abraão levantou um altar e colocou a lenha sobre ele. Depois, estendendo a mão, puxou do cutelo para degolar o filho. Mas o anjo do Senhor gritou-lhe do alto do céu, Abraão, Abraão, aqui estou, Senhor, respondeu ele. O anjo prosseguiu, não levantes a mão contra o menino, nem lhe faças nenhum mal. Agora sei que na verdade temes a Deus, uma vez que não me recusaste o teu filho único. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres num silvado. Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto em vez do filho. O anjo do Senhor chamou Abraão do céu pela segunda vez e disse-lhe, por mim próprio te juro, oráculo do Senhor, já que assim procedeste e não me recusaste o teu filho único, abençoar-te-ei, e abençoarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia que está nas praias do mar, e a tua descendência conquistará as portas das cidades inimigas. Porque obedeceste à minha voz, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Verbum Domini. Conserva me Deus, quoniam speravi in te. Conserva me Deus, quoniam speravi in te. Dominus, per serditatis me, dextris est mihi, nunc commovebo.
Preghiamo. O Dio Padre dei credenti, che estendendo a tutti gli uomini il dono dell'adozione filiale, moltiplici in tutta la terra i tuoi figli. Nel sacramento pasquale del battesimo, adempi la promessa fatta ad Abramo di renderlo padre di tutte le nazioni. Concedi al tuo popolo di rispondere degnamente alla grazia della tua chiamata. Per Cristo nostro Signore. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor dijo a Moisés: ¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú, alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por medio del mar, por lo seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de vosotros, y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de sus jinetes. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus jinetes. Se puso en marcha el ángel del Señor, que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a retaguardia. También la columna de nube que iba delante de ellos se desplazó y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. La nube era tenebrosa y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran aproximarse el uno al otro. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retirarse el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche. El mar se secó y se dividieron las aguas. Los hijos de Israel entraron en medio del mar, en lo seco, y las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos. En medio del mar, todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. Era ya la vigilia matutina, cuando el Señor miró desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios y sembró el pánico en el ejército egipcio. Trabó las ruedas de sus carros, haciéndolos avanzar pesadamente. Los egipcios dijeron: «Huyamos ante Israel, porque el Señor lucha por él contra Egipto». Luego dijo el Señor a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes». Moisés extendió su mano sobre el mar, y al despuntar el día, el mar recobró su estado natural, de modo que los egipcios, en su huida, toparon con las aguas. Así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón, que había entrado en el mar. Ni uno solo se salvó. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar, mientras las aguas
hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel del poder de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Vio, pues, Israel la mano potente que el Señor había desplegado contra los egipcios, y temió el pueblo al Señor, y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este canto al Señor. Cantemus Domino, gloriosae eni, magnificatus est. Ecum et ascensorem deiecit in mare. Fortitudo mea et robur meum Dominus, et factus est mihi in salutem. Iste Deus meus et glorificabo eum, Deus Patris mei et exaltabo eum. Cantemus Domino, glorios eni, magnificatus est. Dominus, quasi vir pugnator, Dominus nomen eius, currus Pharaonis et exercitum eius proiecit in mare, electi bellatores eius submersi sunt in mari rubro. Cantemus Domino, abissi operuerunt eos, descenderunt in profundum quasi lapis. Dextera tua, Domine, magnifice in fortitudine. Dextera tua, Domine, percussit inimicum. Cantemus Domino, glorios eni, magnificatus Preghiamo, o Dio, che hai rivelato nella luce della nuova alleanza il significato degli antichi prodigi, così che il Mar Rosso fosse l'immagine del fonte battesimale e il proprio liberato dalla schiavitù prefigurasse il popolo cristiano. Concede che tutti gli uomini, mediante la fede, siano resi partecipi del privilegio dei figli di Israele e siano rigenerati dal dono del suo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria in excelsis.
Preghiamo. O Dio, che illumini questa santissima notte con la gloria della risurrezione del Signore. Ravviva nella tua Chiesa lo spirito di adozione filiale, perché rinnovati nel corpo e nell'anima siamo sempre fedeli al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. When we were baptized in Christ Jesus, we were baptized in his death. In other words, when we were baptized, we went into the tomb with him and joined him in death, so that as Christ was raised from the dead by the Father's glory, we too might live a new life. If in union with Christ we have imitated his death, we shall also imitate him in his resurrection. We must realize that our former selves have been crucified with him to destroy the sinful body and to free us from the slavery of sin. When a Christian dies, of course, he has finished with sin. But we believe that having died with Christ, we shall return to life with him. Christ, as we know, having been raised from the dead, will never die again. Death has no power over him anymore. When he died once for all to sin. So his life now is life with God. And in that way, you too must consider yourselves to be dead to sin, but alive for God in Christ Jesus. Beatissime Pater, annuncio vobis gaudium magnum, quod est, alleluia. Thank you.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto. Infatti, come aveva detto, venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli, è risorto dai morti, ed ecco vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!» Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete! Andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Verbum Domini. La notte sta per finire e si accendono le prime luci dell'alba quando le donne si mettono in cammino verso la tomba di Gesù. Avanzano incerte, smarrite, con il cuore lacerato dal dolore per quella morte che ha portato via l'amato. Ma giungendo presso quel luogo e vedendo la tomba vuota, invertono la rotta, cambiano strada,
abbandonano il sepolcro e corrono a annunciare ai discepoli un percorso nuovo. Gesù è risorto e li attende in Galilea. Nella vita di queste donne è avvenuta la Pasqua, che significa passaggio. Esse infatti passano dal mesto cammino verso il sepolcro alla gioiosa corsa verso i discepoli, per dire loro non solo che il Signore è risorto, ma che c'è una meta da raggiungere subito, la Galilea. L'appuntamento col risorto è lì. La rinascita dei discepoli, la resurrezione del loro cuore passa dalla Galilea. Entriamo anche noi in questo cammino dei discepoli che va dalla tomba alla Galilea. Le donne, dice il Vangelo, andarono a visitare la tomba. Pensano che Gesù si trovi nel luogo della morte e che tutto sia finito per sempre. A volte succede anche a noi di pensare che la gioia dell'incontro con Gesù appartenga al passato, mentre nel presente conosciamo soprattutto delle tombe sigillate, quelle delle nostre delusioni, delle nostre amarezze, della nostra sfiducia, quelle del non c'è più niente da fare, le cose non cambieranno mai, meglio vivere la giornata, perché del domani non c'è certezza. Anche noi, se siamo stati attanagliati dal dolore, oppressi dalla tristezza, umiliati dal peccato, amareggiati per qualche fallimento o assillati da qualche preoccupazione, abbiamo sperimentato il gusto amaro della stanchezza e abbiamo visto spegnersi la gioia nel cuore. A volte abbiamo semplicemente avvertito la fatica di portare avanti la quotidianità, stanchi di rischiare in prima persona davanti al muro di gomma di un mondo dove sembrano prevalere sempre le leggi del più furbo e del più forte. Altre volte ci siamo sentiti impotenti, scoraggiati dinanzi al potere del male, ai conflitti che lacerano le relazioni, alle logiche del calcolo e di indifferenza che sembrano governare la società, al cancro della corruzione, c'è tanta, al dilagare dell'ingiustizia, ai venti gelidi della guerra. E ancora, ci siamo forse trovati faccia a faccia con la morte perché ci ha tolto la dolce presenza dei nostri cari o perché ci ha sfiorato nella malattia o nella calamità, e facilmente siamo rimasti preda della disillusione e si è dissecata la sorgente della speranza. Così, per queste o altre situazioni, ognuno di noi conosce le proprie, i nostri cammini si arrestano davanti delle tombe e noi restiamo immobili a piangere, a rimpiangere, soli, impotenti, a ripeterci i nostri perché, quella catena di perché. Invece, le donne a Pasqua non restano paralizzate davanti a una tomba, ma, dice il Vangelo, abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, ambedue le cose, corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Portano la notizia che cambierà per sempre la vita della storia. Cristo è risorto. Al tempo stesso custodiscono e trasmettono la raccomandazione del Signore e il suo invito ai discepoli, che vadano in Galilea, perché là lo vedranno. Ma fratelli e sorelle, ci domandiamo oggi, che cosa significa andare in Galilea? Due cose. Da una parte, uscire dalla chiusura del cenacolo per andare nella regione abitata dalle genti, uscire dal nascondimento per aprirsi alla missione, evadere dalla paura per camminare verso il futuro. E dall'altra parte, e questo è molto bello, significa ritornare alle origini. Perché proprio in Galilea
tutto era iniziato. Lì il Signore aveva incontrato e chiamato per la prima volta i discepoli. Dunque, andare in Galilea e tornare alla grazia originaria e riacquistare la memoria che rigenera la speranza, la memoria del futuro con la quale siamo stati segnati dal risorto. Ecco allora che cosa fa la Pasqua del Signore. Ci spinge ad andare avanti, a uscire dal senso di sconfitta, a rotolare via la pietra dei sepolcri in cui spesso confiniamo la speranza, a guardare con fiducia al futuro, perché Cristo è risorto e ha cambiato la direzione della storia. Ma per fare questo, la Pasqua del Signore ci riporta al nostro passato di grazia, ci fa riandare in Galilea, là dove è iniziata la nostra storia di amore con Gesù. Dove è stata la prima chiamata? Ci chiede, cioè, di rivivere quel momento, quella situazione, quell'esperienza in cui abbiamo incontrato il Signore. Abbiamo sperimentato il suo amore e abbiamo ricevuto uno sguardo nuovo e luminoso su noi stessi, uno sguardo sulla realtà, sul mistero della vita. Fratelli e sorelle, per risorgere, per ricominciare, per riprendere il cammino, abbiamo sempre bisogno di ritornare in Galilea, cioè di riandare non a un Gesù astratto, ideale, ma alla memoria viva, alla memoria concreta e palpitante del primo incontro con Lui. Sì, per camminare dobbiamo ricordare, per avere speranza dobbiamo nutrire la memoria. E questo è l'invito, ricorda e cammina. Se recuperi il primo amore, lo stupore e la gioia dell'incontro con Dio, andrai avanti. Ricorda e cammina. Ricorda e cammina. Ricorda la tua Galilea e cammina verso la tua Galilea. È il luogo nel quale hai conosciuto Gesù di persona, dove per te Egli non è rimasto un personaggio storico come altri, ma è divenuto la persona della vita, non un Dio lontano, ma il Dio vicino che ti conosce più di ogni altro e ti ama più di chiunque altro. Fratello, sorella, fai memoria della Galilea, della tua Galilea, della tua chiamata, di quella parola di Dio che in un preciso momento ha parlato proprio a te, di quell'esperienza forte nello spirito, della più grande gioia del perdono provata dopo quella confessione, di quel momento intenso e indimenticabile di preghiera, di quella luce che si è accesa dentro e ha trasformato la tua vita, di quell'incontro, di quel pellegrinaggio. Ognuno sa dov'è la propria Galilea. Ciascuno di noi conosce il proprio luogo di resurrezione interiore, quello iniziale, quello fondante, quello che ha cambiato le cose. Non possiamo lasciarlo al passato. Il risorto ci invita ad andare lì per fare la Pasqua. Andare lì. Ricorda la tua Galilea. Fanne memoria, ravvivala oggi. Torna a quel primo incontro. Chiediti come è stato e quando è stato. Ricostruiscene il contesto, il tempo e il luogo. Riprovane le emozioni e le sensazioni. Rivivine i colori e i sapori. Perché tu sai, e quando hai dimenticato quel primo amore, e quando hai scordato quel primo incontro, che è incominciato a depositarsi della polvere sul tuo cuore. E hai sperimentato la tristezza, e come per i discepoli, tutto è sembrato senza prospettiva, con un macigno a sigillare la speranza. Ma oggi, fratello, sorella, la forza della Pasqua invita a rotolare via i massi della delusione e della sfiducia. Il Signore, esperto nel ribaltare le pietre tombali del peccato e della paura,
vuole illuminare la tua memoria santa, tuo ricordo più bello, rendere attuale quel primo incontro con Lui. Ricorda e cammina, ritorna a Lui, ritrova la grazia della resurrezione di Dio in te. Torna in Galilea, torna nella tua Galilea. Fratelli, sorelle, seguiamo Gesù in Galilea. Incontriamolo e adoriamo lì dove Egli attende ognuno di noi. Ravviviamo la bellezza di quando, dopo averlo scoperto vivo, lo abbiamo proclamato Signore della nostra vita. Torniamo in Galilea, alla Galilea del primo amore. Ognuno torni alla propria Galilea, quella del primo incontro, e risorgiamo a vita nuova. Fratelli e sorelle, accompagniamo con preghiera unanime la gloriosa speranza dei nostri catecumeni. Perché Dio Padre Onnipotente, nella sua grande misericordia, li guidi al fonte della rigenerazione. Thank you.
Dio onnipotente ed eterno, manifesta la tua presenza nei sacramenti del tuo grande amore e manda lo spirito di adozione a ricreare nuovi figli dal fonte battesimale, perché l'azione del nostro umile ministero sia resa efficace dalla tua potenza. Per Cristo nostro Signore. Amen. O Dio, permesso dei segni sacramentali, tu operi con invisibile potenza le meraviglie della salvezza e in molti modi attraverso i tempi hai preparato l'acqua, tua creatura, a essere segno del battesimo. Fin dall'origine il tuo spirito si librava sulle acque perché contenessero in germe la forza di santificare. E anche nel diluvio hai prefigurato il battesimo perché oggi, come allora, l'acqua segnasse la fine del peccato e l'inizio della vita nuova. Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso perché fossero immagine del futuro popolo dei battezzati. Infine, nella pienezza dei tempi, il tuo figlio battezzato da Giovanni nell'acqua del Giordano fu consacrato dallo Spirito Santo, innalzato sulla croce. Egli versò dal suo fianco sangue ed acqua e dopo la sua risurrezione comandò ai discepoli: andate, annunciate il Vangelo a tutti i popoli, battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ora, Padre, guarda con amore la tua Chiesa e fa scaturire per lei il sorgente del battesimo. Infondi in quest'acqua, per opera dello Spirito Santo, la grazia del tuo unico Figlio, perché con il sacramento del battesimo l'uomo fatto a tua immagine sia lavato dalla macchia del peccato e dall'acqua e dallo Spirito Santo rinasca come nuova creatura. Discenda, Padre, in quest'acqua, per opera del tuo Figlio, la potenza dello Spirito Santo. Tutti coloro che in essa riceveranno il battesimo, sepolti insieme con Cristo nella morte, con Lui risorgano alla vita immortale. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Thank you.
Carissimi, avete chiesto il battesimo e avete impiegato un lungo tempo nella vostra preparazione. Ora con la fiducia davanti alla Chiesa e insieme a tutti coloro che partecipano a questa Santa Veglia, prima di essere battezzati, fate la vostra professione di fede. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio? Rinuncio. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato? Rinuncio. Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato? Rinuncio. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, non morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna? Credo. Guglielmina, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Guglielmina, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Almira, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Almira, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Elton, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Elton, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ermelina, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Ermelina, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Aurea Luis Veronica, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, io lo voglio. Aurea Luis Veronica, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Destine Gigosien, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa
che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Destini di Gossien, io te battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Francis Xavier, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, io voglio. Francis Xavier, io te battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Omar Giovanni Battista, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Omar Giovanni Battista, io te battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli carissimi, siete diventati nuova creatura e siete rivestiti di Cristo. Ricevete perciò la veste bianca e portatela senza macchia fino al tribunale del nostro Signore Gesù Cristo per avere la vita eterna. Avvicinatevi, padrini e madrine, per consegnare ai neofiti il simbolo della luce. Siete diventati luce in Cristo, camminate sempre come figli della luce,
perché perseverando nella fede possiate andare incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Carissimi neofiti, che nel battesimo siete rinati alla vita del Figlio di Dio e siete diventati membri del Cristo e del suo popolo sacerdotale. Vi resta ora di ricevere il dono dello Spirito Santo, che nel giorno di Pentecoste fu inviato dal Signore sopra gli Apostoli e che dagli Apostoli e dai suoi successori, e dai loro successori è stato comunicato ai battezzati. Anche voi, dunque, riceverete, secondo la promessa, la forza dello Spirito Santo, perché resi più perfettamente conformi a Cristo, possiate dare testimonianza della passione e della resurrezione del Signore e diventare membri attivi della Chiesa per l'edificazione del corpo di Cristo nella fede e nella carità. Fratelli carissimi, preghiamo Dio Onnipotente perché fonda su questi neofiti lo Spirito Santo, che li confermi con la ricchezza dei suoi doni e con l'unzione crismale li renda pienamente conformi a Cristo, suo unico Figlio. Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua dello Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo Santo Spirito Paraclito, Spirito di sapienza e intelletto, Spirito di consiglio e fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempili dello Spirito del tuo Santo Timore. Per Cristo nostro Signore. Sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Almira, riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. Pace sia con te. E con il tuo spirito. Elton, riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. E con il tuo spirito.
mattina. Riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Aurea Luis Veronica, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Destiny Gilotsen, riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. Con tuo spirito. Grazie, Xavier. Riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. And with the Spirit. Omar Giovanni Battista, riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, supplichiamo Dio nostro Padre perché la Pasqua del suo Figlio porti su tutta la terra pace, salvezza e vita. Per gloria Christi, et salinos Domine. Sospingi la Chiesa ad annunciare col soffio dello Spirito il Vangelo di Cristo morto e risorto. Ricolma della tua grazia il Papa e tutti i pastori del tuo gregge. Fa germogliare frutti di vita eterna nei battezzati che ha innestato in Cristo, che è la vite vera. Rendi i nuovi cristiani gioiosi e coraggiosi testimoni della fede. Spegni l'odio dei violenti e apri i sentieri di perdono e di pace. Per gloria Christi, exaudimus Domine. Libera dall'oppressione il cuore di quanti sono afflitti nel corpo e nello spirito. Rinnova la speranza nei poveri e instaura la giustizia del tuo regno. Per gloria
dona a noi di comunicare al mistero pasquale di Cristo per essere una cosa sola in Lui. Concedi ai defunti la corona di gloria promessa dal tuo Figlio ai servi fedeli. O Padre, che in Cristo risorto hai liberato i tuoi figli dal potere della morte, accogli benigno la preghiera della Chiesa, nata dalla ferita d'amore della croce, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo. Infondi in noi, o Signore, lo spirito della Tua carità, perché saziati dei sacramenti pasquali, viviamo concordi al Tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e il nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ite missa est, alleluia. Alleluia. Deo gratias, alleluia. Alleluia. Regina Celi, Amen.
Thank you.